Il cinema e la letteratura ci hanno spesso restituito l'immagine dell'insegnante donna come dotata di grande spirito di sacrificio, di abnegazione, di passione per il suo lavoro. Però è un'immagine giusta, certo, ma forse un po' riduttiva. Le insegnanti donne sono state capaci di grandi sfide, sono state protagoniste di grandi rivoluzioni, sia nel Novecento, ma anche in parte dalla fine dell'Ottocento. 1982. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha come ministro per la prima volta una donna, Franca Falcucci. Il rinnovamento degli obiettivi culturali che cosa vuol dire? Vuol dire fare in modo che la scuola riesca a vivere con i giovani i loro problemi e sia il tramite di collegamento con una cultura viva, vissuta. Due sono le passioni nella vita di Franca Falcucci, la politica e l'insegnamento. Nel 1944 la Falcucci si iscrive alla Democrazia Cristiana. Nel dopoguerra comincia a insegnare. Poi però, verso gli anni 60, l'impegno politico riassorbe tutte le sue energie, lascia l'insegnamento e si dedica solo alla politica. Però la scuola, gli insegnanti, il mondo dell'insegnamento rimane il fulcro, il centro del suo interesse. E a metà degli anni 70 il ministro della pubblica istruzione Franco Maria Malfatti le chiede di svolgere un compito molto ma molto delicato, di presiedere la commissione che deve indagare sull'educazione, sulle classi che esistono per i ragazzi che oggi potremmo definire diversamente abili, ma che all'epoca forse venivano definiti non sempre con aggettivi, attributi così generosi. Ebbene, Franca Falcucci compie una grande rivoluzione perché alla fine della sua indagine decreta l'esaurimento di quelle che sono le classi differenziali. I ragazzi diversamente abili, fino alla metà e oltre degli anni 70, venivano educati, si diceva così, in classi differenziali, cioè separati dal mondo della scuola. Per Franca Falcucci, invece, il mondo della scuola deve abituare i ragazzi che sono problematici a integrarsi nel mondo degli altri ragazzi e deve abituare gli altri ragazzi ad avere rapporti con ragazzi che appunto rappresentano delle problematicità. E questa è una grande rivoluzione, una grande innovazione portata da Franca Falcucci.